Mi chiamo Liesel. Sono nata a Vienna nel 1925 e sono ebrea. Avevo 8 anni quando Hitler prese il potere in Germania. Era il 1933. 2 anni dopo ho iniziato il mio esodo. È durato 10 anni. Perché noi abbiamo sempre fatto l'avanguardia di Hitler. Berlin, Vienna, Prague. Le persecuzioni anti-ebraiche sono arrivate molto spesso in modo improvviso. L'ebraismo mondiale è stato un nemico irreconciliabile del fascismo. Pochissime delle persone partite da qui e rimaste a Nizza verranno poi arrestate e deportate. Pourquoi on a été libéré? Je ne sais pas, l'étoile elle était là. Per noi gli italiani fossero buoni. È andata bene a loro di essere prigionieri degli italiani, perché gli italiani non li consegnavano. 70 anni dopo ho deciso di ripercorrere le tappe del mio esodo. E l'ho fatto con tutta la mia famiglia. Ce sont des choses tellement incroyables, ça paraît un tel monde inimaginable. De lui mettre une réalité physique. Oh, ma c'est celle-là. Et le plus extraordinaire, c'était de voir maman avoir ces flashs de mémoire.